Grazie mille come sempre, calorosi gli amici del Galilei. Tra poco li conosceremo, ma abbiamo anche la guerra dei meme oggi. Dopo la guerra dei mondi abbiamo Martina contro Luca, i Dank Memes di Luca contro i traditional meme di Martina. Tra poco la grande sfida! Subito! La sfida, subito! Facciamo uno contro l'altro? Sì, grandi risate allora oggi! Cominciamo da chi? Martina, pronti? Il meme di Martina che si prepone è: quando sei un turista giapponese e visiti una città straniera, come Rambo. Ho cercato di dargli il tono, però è stato il tiepido applauso. Martina, non ci capisco, a me invece è piaciuto. Io sono un traditional meme, perciò. A me, guarda, sono proprio così. Anch'io sono. No, io guai, odio fotografare. Però si vede con fotomontaggio, Giorgio. Si vede con fotomontaggio. Fa ridere, si vede con fotomontaggio. Ma sei sofistico, sai Paolo? Sei veramente sofistico. Cioè, ma ridi un po', lasciati andare. Bello. Ma sei così anche a casa? Così pignolo anche a casa? No, immagino tua moglie, che fortuna che ha. Ma mia moglie non mi fa vedere i meme. No. Cioè, adesso non è che... per tua moglie sei tu il vero meme, è questo? Per fortuna, perché la fai sorridere, la cosa bella. Adesso è il turno di Luca. Luca, i Dank Memes. Who would win? Giusto? Doug Newton o Shrek Wazowski? Non si spiegano i meme, è come la barzelletta. Vai Luca, spiegaci. Sì, diciamo ci stiamo avvicinando al... Chi potrebbe vincere, giusto? Sì, esatto. Così la traduzione è giusta. Sì, ecco, sono due crasi, diciamo, cioè... da una parte e dall'altra, due personaggi, ecco. Dei videogiochi? Sì, anche di film, Shrek. Ah, Shrek, è vero. Lo conosciamo tutti. Ah, perché questo è, esatto. Beh, è Shrek è già meme di sé. Cioè, è già un meme così. È già un così. Meme di sé, da sé, ecco. Non c'è tanto da spiegare in realtà. E niente. Paolo. Possiamo dire Shrek Wazowski, si capisce, no? Wazowski, c'hai presente tu chi è Wazowski? Mike? Wazowski, è presente? No? Ma quello, è quello lì, cioè quello di... se no. Togli la faccia di Shrek, ho capito, però di è quella roba qui, di che è in è? Monster, giusto? Monster & Co. Perfetto. Monster & Co. Sì, esatto. Mentre Shrek è in... Ero preparato su Pascoli, ero preparato. Shrek invece è in... In Shrek. Ok, perfetto. Okay. Dall'altra parte invece che abbiamo? Vai. Donkey Kong. Donkey Kong, che però è un videogioco. Sì, Super Mario, famiglia Super Mario. E Neutron? È una serie cartoni animati. Ah, cartoni animati. Abbastanza vecchia, va bene. Bene. E quindi adesso bisognerebbe ridere, dai. No? A casa le signore anziane sono fatte una pelle di risate. Immagino. Perché basta guardare la faccia di Shrek e ridono, è certo. Vero. Ti è piaciuto, Paolo? Luca, io apprezzo molto il pensiero laterale di Luca. Quando tutti rideremo di questi meme, adesso noi è come la comicità, è l'avanguardia, Paolo. Sì, sì, è come il Pascoli, come la poesia del Pascoli che non venivano capite. Poi però arriva il futurismo, arriva a questi movimenti. Non ti convinco. Non ce l'ho fatta. Luca, grazie mille, però. Grazie, come se avessimo accettato. I Dermi tieni. D'accordo? Grazie mille. Chi conosciamo ancora da quella parte invece? Dopo Ivan, il terribile. Jonathan, com'è invece? Com'è la tua famiglia? Sono figlio unico, quindi okay, come me, io, okay. Mia mamma e mio papà, basta. È dura essere figlio unico? No, mi piace, no, tutti noi figli unici piace essere figlio unico, però secondo me ci manca qualcosa, un po' di fratelli, no? Da dividere la stanza, non avere tutte le attenzioni. Non ho mai provato, quindi. Non ho mai provato, esatto, né vuole provare soprattutto. Invece tu a scuola cosa vai? Come ti piace? Sì, anche io preferisco le materie scientifiche, matematica, fisica. Sei uno anche tu come Nina, che studia dalle 3 del pomeriggio fino a tarda notte? Abbastanza. Anche tu, si vede che è un po'... E sport niente, figurati. No, sì, facevo tennis, adesso mi piace giocare a calcio... A livello amatoriale, però. Ah, amatoriale, cioè tipo il CSI così oppure solo all'oratorio? No, gioco con gli amici. Ah, con gli amici. Ma gioco abbastanza regolarmente. Calcetto? Calcetto. Ah, calcetto. Che ruolo hai di calcetto? Non ci sono i ruoli a calcetto. Non ci sono i ruoli a calcetto. Sai che, come dicono gli autogol, no, una figura mitologica, il portiere fisso a calcetto. No, ma esiste, in qualche caso esiste. Tu giochi ogni tanto in porta? Se non c'è il portiere. Si gioca a calcetto. Paolo, tu giocavi a calcetto? Giochi a calcetto? Sì, sì, sì. No, vabbè, capita ogni tanto con gli amici.
proprio ogni tanto. Ogni tanto, nei tuoi numeri, lui ha fatto mille sport, non faccio raccontare tutto perché è come la grande guerra, ci comincia a raccontare e sono spacciati. Gli manca forse un paio di sport, poi sei recordman. Sì. Adesso è un hobby che sto portando avanti, quello di fare almeno una partita tutti gli sport, una partita, non di più. Il record dei primati, sì, il Guinness dei primati, grandissimo, grazie Jonathan. E invece poi abbiamo alla destra di Jonathan... Roberto. Ciao Roberto, complimenti, che voce impostata. Tutto bene Roberto? Sì, tutto bene. Hai già parlato tu? Solo quando è venuta la campionessa di rana. Ah, ma non ti sei mai presentato, perché sennò le tue compagne sono un po' precisine, Roberto, invece parliamo invece tuo papà, tua mamma. Sì, sì, mio papà, mia mamma e c'è anche mia sorella. Ah, mia più piccola? No, più grande. Ha già parlato anche loro. No, più piccola quanti anni ha? Un anno in più di me. Un anno? In più. In più, ah, più grande di sì. Te, perciò. E è un po' una rompiscatole, un po' una zabetta oppure una ragazza con cui si può parlare? No, ci si può parlare. Ah, si può parlare? Sì, sì. Non ti mette in difficoltà dicendo, ah papà, guarda che Roberto ha fatto questo, mamma, guarda, no, non è no, così. No, non è così. È solo nell'iconografia classica, questa tipo di sorella, in verità, molto più brava. Sì, sì. Di come... E fai sport, Roberto? Faccio nuoto. Ah, nuoto, ricordo, facevi nuoto, questo me l'avevi forse già detto, e, però non professionistico. No, non professionistico. Vuoi farci due bracciate? No, grazie anche così. Va bene, grazie mille Roberto, mi raccomando. Hai materie? Materie matematica e fisica. Ah, però anche voi tutti scientifici qua. Io l'altra volta di solito ho detto che quel chi fa il liceo scientifico poi si scopre umanista. Qui che abbiamo le professoresse di italiano, facciamo anche bella figura. Però ti piace italiano, vero? Sì, certo. Anche latino, vero? Sì, sì. Grazie. Grazie Roberto che ti ha detto il gioco. Sì. Va bene, tra poco torneremo con Via Novelli Social Club e i nostri ospiti, tra poco. It's a beautiful day. Buongiorno, buongiorno a Mara Azzi, che è direttrice generale della TS di Bergamo. Perché uno nella vita dice, ma cosa mi toccherà fare? Perché ci sono i medici, i problemi. E poi devo anche partecipare a queste trasmissioni perché ci sono dei ragazzi che sono i ragazzi del Galilei, che hanno voluto proprio lei. Loro hanno fatto un lavoro con ATS, un lavoro diciamo delicato, però interessante, e ce lo spiega Paolo, così mettiamo... Paolo, cosa no. Era il mandato che ci ha dato l'ATS oggi? Semplicemente era quello di produrre un cortometraggio su chiaramente i temi di cui si occupa ATS, in questo caso il tema della prevenzione e in particolare anche un po' il rapporto del ruolo che i genitori o comunque gli adulti hanno sotto questo punto di vista. Hanno fatto un incontro pomeridiano la prima giornata con tutti i due gruppi classe per capire come si può affrontare questo tema anche in termini corretti, perché poi questo è un video che vorrebbe essere utilizzato anche proprio per far prevenzione. E poi loro hanno costruito il soggetto, quindi l'idea del cortometraggio, l'hanno realizzato e oggi noi lo mostriamo nella sua versione diciamo beta, perché poi se ci sono delle modifiche ovviamente possiamo anche andare a... Perciò abbiamo la direttrice generale come committente, perché dovrà dire va bene questo video, non va bene. Loro sono con noi, sono stati con noi due settimane, hanno fatto un progetto di scuola, alternanza di scuola tra scuola e lavoro. E se non va bene noi accettiamo le critiche perché stanno lavorando, perciò fa da giudice, diciamo. Ok, posso aggiungere... Caspita. Non prevenzione in generale così come viene di solito intesa, ma prevenzione rispetto al disagio giovanile. Quindi il problema che ci siamo posti nel 2018 è cominciare a pensare non tanto ad affrontare i problemi dei giovani nel momento in cui è tardi, attraverso i servizi per le dipendenze o attraverso altri servizi, dipendenze di vario tipo, ma cominciare a pensare al disagio prima che nasca, in modo da prevenirlo. Quindi non è prevenzione dalle malattie, ma è la prevenzione del disagio. Nella prevenzione del disagio il problema importante era la relazione tra i giovani e gli adulti, perché a volte i giovani, gli adulti anzi, sono responsabili perché non interpretano correttamente il loro ruolo di adulti genitoriali. È una cosa interessante però che avete scelto i ragazzi, perché abbiamo avuto qua anche altri ospiti e una indicazione che ci danno è fateli lavorare, fateli uscire, è inutile che dite i ragazzi, perciò mi fa piacere che avete scelto loro
per proporre, visto che poi parlano anche i ragazzi della loro età, perciò chi meglio di loro può saperlo. Ma hanno fatto anche un progetto, un percorso prima per no, capire. Chiaramente siamo sempre all'interno della settimana di alternanza, quindi il tempo a disposizione appunto questa settimana, in questo caso leggermente più lunga. Hanno fatto il pomeriggio del primo giorno proprio un incontro con gli esperti di ATS che hanno presentato anche come si può affrontare il problema, chiarendo anche in questo caso, nel caso appunto di questo cortometraggio, qual era anche il messaggio, perché è ovvio che non si racconta solo quello che hanno in testa loro. La vera difficoltà in questa esperienza è quella di mettersi nei panni, tra virgolette, del committente, e quindi riuscire a utilizzare il linguaggio, in questo caso del cortometraggio, per comunicare quello che il committente vuole, non semplicemente le proprie idee, che è una difficoltà ulteriore, soprattutto con dei ragazzi che poi hanno anche un loro parere e che quindi devono in qualche modo trovare la strada giusta per far qualcosa che li rappresenti, ma nello stesso tempo poi dica anche qualcosa. Paolo, ti faccio la faccia di Matteo, rappresentante dell'istituto. Sì. Benissimo, lo vediamo insieme allora, così usciamo da questo impasse. Vediamolo insieme, allora, cosa hanno fatto? Via! Sono un po' commosso, mi sono, no, è vero, infatti, sì, vero? Sì, sì. Non è un bella, mi sono bello, visto, anch'io ho visto dei miei insegnanti anche ideali, cosa ne dice? Sì, sì, sicuramente è un modo giusto per, prima di tutto, per prendere coscienza poi, perché spesso si parla loro dei loro problemi, ma attraverso gli occhi degli adulti. Invece il fatto che loro poi si rendano conto dell'importanza dell'esempio è fondamentale, e poi perché poi alla fine ogni volta che si comunica con i giovani ci si accorge che si imparano delle cose. Poi noi siamo fortunati che tutte le settimane abbiamo a che fare con loro, è davvero come energia vitale. Paolo, tu che sei invece sempre severo, che ci bocci tutti, sei come Cracco. Posso bocciare? Sempre no. No, allora
Grandissimo lavoro di produzione, penso si sia visto, nel senso che in tempi così brevi avete visto comparse, attori, costumi, tutti con la divisa del campo da calcio, quindi credibile, una delle cose che facciamo più fatica noi in tempi così brevi, non abbiamo una grande produzione cinematografica e quindi è quello che i ragazzi si preoccupano non solo dell'ideazione ma anche poi di recuperare tutti i materiali, di fare le location, quindi c'è stato un grandissimo lavoro da parte dei ragazzi, su questo sono stati veramente bravi e per noi era importante riuscire a mantenere poi il clima, perché poi bisogna comunicare non semplicemente dei contenuti ma anche un po' di emozione sotto questo punto di vista. Credo che il risultato sia decisamente raggiunto. Okay. Alcune attenzioni che abbiamo dovuto avere era sempre il linguaggio positivo, quindi l'esempio da parte dell'adulto, che era una delle indicazioni di sottolineare più che i comportamenti negativi, ma quali sono gli atteggiamenti positivi che possono aiutare a far crescere anche in maniera sana, diciamo, un figlio. Però io credo che un po' lo sguardo del ragazzo si sia visto, anche se questo è un video che nella nostra idea era destinato, abbiamo condiviso questo come mandato, più agli adulti che ai ragazzi. Credo che però si intuisca che c'è uno sguardo comunque che è proprio loro originale su alcune scelte proprio di stile, secondo me. Chi l'ha fatto? Chi sono stati? Gli attori abbiamo visto, allora perciò abbiamo due, tre, grandissimo il giocatore di calcio, Luca, poi anche... una squadra ridotta comunque, un numero, un manipolo... Sì, abbiamo fatto tutta la parte produttiva e ideativa con tutti i due gruppi classe, perché qui era interessante anche proprio il confronto sul tema, anche la scelta di quali erano le attività che avremmo dovuto rappresentare, quindi lo hanno scelto per esempio lo sport, che non è così immediato pensare che attraverso lo sport si possono passare degli esempi positivi, quindi secondo me stravolgente, particolare l'esempio del genitore che di fronte al figlio o dell'allenatore che di fronte al figlio che sbaglia il rigore, invece che dopo che si mangia la lingua, infatti si vede che si mangia la lingua, però poi, poi gli dice dai forza andiamo, che è un atteggiamento che vediamo poco sui campi, infatti molti di loro hanno riportato questo come uno degli esempi fondamentali, poi più classico quello del fumo l'abbiamo visto, però anche appunto l'insegnante, riconoscere la figura dell'insegnante come una figura non soltanto formativa di insegnamento ma anche educativa, credo che siano comunque alcuni segnali interessanti. Siamo qua anche tra il pubblico e gli insegnanti che devono e sono così, visto che però approfittiamo della presenza però della dottoressa Azzi per parlare delle dipendenze, sono curioso, quali sono le dipendenze che vi preoccupano come ATS di più da parte anche dei giovani, cioè quali sono alcol, fumo, droga? Gioco, a livello del gioco d'azzardo, davvero, ma anche tra i ragazzi? Soprattutto, giocano tantissimo i ragazzi. Giocano però è una cosa positiva. Allora, noi abbiamo diversi problemi. Innanzitutto, adesso stiamo iniziando un lavoro con le farmacie per cominciare a sensibilizzare rispetto all'uso degli psicofarmaci, perché sempre di più i giovani, ma fin da piccoli, si affidano a queste sostanze per affrontare la vita, il compito in classe, quindi 3 gocce di Valium. Allora, se uno continua per 2 anni ad assumere il Valium ogni volta che è in difficoltà, immediatamente si predispone ad una dipendenza. Vuol dire che di fronte a un qualsiasi problema della vita ha bisogno di affidarsi o a una sostanza o a un vizio, un'abitudine, quindi o beve. Cioè, questo crea le condizioni perché poi si costruisca inevitabilmente una dipendenza. Poi ognuno sceglie. La predisposizione alla dipendenza non è necessariamente predisposizione alla dipendenza a sostanze. È che tu da solo, con le tue risorse, le tue difese, non sei in grado di affrontare la vita. E allora l'affronti con questo filtro che ti consente quindi di non renderti conto completamente della realtà. Perciò possiamo abbiamo dire fatto che... uno studio adesso in carcere, per esempio. Noi abbiamo dei detenuti che hanno dei problemi di dipendenza, ma anche non problemi di dipendenza, che però per sopportare la reclusione spesso si affidano a delle sostanze, ci sono i medici che gli somministrano. Dopo che hanno preso sostanze per 2 anni, quando escono di sicuro iniziano una dipendenza fortissima. Quindi sensibilizzare rispetto all'utilizzo di queste sostanze diventa fondamentale, però anche lì vanno sensibilizzati gli adulti, perché queste sostanze non vengono mai date in farmacia a dei minori. Di solito vengono prescritte da dei medici e poi vengono comprate dagli adulti. I bambini, i ragazzini le trovano nell'armadietto dei farmaci. In bagno, di solito. Magari la prima volta glieli dà anche la mamma, perché è molto agitato. Ti vedo agitato, prendi queste gocce. Terribile.
si creano quelle condizioni per cui di fronte ad una difficoltà uno va in crisi, comincia e si predispone ad una dipendenza. Poi le dipendenze sono tante, non sono più soltanto le dipendenze da sostanze, sono le dipendenze appunto da gioco d'azzardo, le macchinette, l'utilizzo dei telefonini sbagliato, anche questa cosa crea dipendenza con dei grossi problemi e dei grossi riflessi anche sulla salute. E poi vabbè, dopo l'alcol e le solite. Ma anche abbiamo una spesa pro capite in provincia di Bergamo di cittadini bergamaschi che giocano, che è impressionante, che porta addirittura alla distruzione di alcune cellule cerebrali, ma addirittura anche alla rovina economica, cioè distruzione delle relazioni familiari, distruzione delle famiglie, del budget familiare, cioè è veramente un grosso problema. È un baratro. Per lavorare su questa forma di dipendenza da parte dei giovani, incominciando dai giovani, perché è assurdo, cioè si può anche intervenire quando ormai uno è rovinato, però è tardi, bisogna iniziare prima. Per lavorare stiamo facendo del lavoro all'interno delle scuole e quest'anno abbiamo dato come obiettivo l'aumento delle scuole, degli istituti che aderiscono a questi progetti, che sono i progetti che voi conoscete, Life Skill, i soliti progetti che facciamo. E questi progetti a che cosa servono? Servono a creare nei giovani una maggiore autostima, perché tutto nasce comunque dall'autostima. Nel momento in cui un giovane non ha stima in se stesso, e questo spesso dipende dalla famiglia che si aspetta troppo, oppure dall'insegnante, spesso la scuola ti misura solo in relazione al profitto. Tu puoi essere non anche il Galilei, lo dico perché abbiamo già finito che i professori vanno da guai, bisogna guardare il ragazzo e la sua complessità. La mia scuola misurava sul profitto. Che scuola era? Io sono stata anche bocciata, quindi vi potete immaginare. Però la sua stima? Però mi sono sempre un po' fregata. Beh, dopo l'autostima però... A che anno è stata bocciata? La loro età, 18 anni, 17, 16. Sì, io mi ero innamorata, quindi... Di chi? Di uno di quinta. Sono sempre quelli di quinta che ti fregano. Lui mi raccomando, stato... No, Sara no, perché ho già... Però gli altri magari... No, a parte quello, però voglio dire, lavorare sull'autostima è il vero segreto e quindi però, cominciare da piccoli a lavorare sull'autostima. Però i suoi genitori hanno lavorato, perché se è stata bocciata eppure è arrivata dove è arrivata, vuol dire comunque no, la stima ce l'aveva. No, allora, no, com'è che... se poi tu trovi dentro di te, allora le sconfitte servono tantissimo, perché se tu riesci, mi dispiace perché queste sono dietro, se tu riesci a trovare dentro di te le risorse per superarle, hai vinto due volte. Cioè il problema è di fronte alla delusione, alla sconfitta, abbandonarsi. Invece bisogna reagire e quindi... E non è facile, non tutti hanno carattere per comunque reagire. Comunque lavorare sull'autostima anche sui giovani, da parte degli insegnanti, da parte delle famiglie, è fondamentale. Noi lavoriamo perché sull'autostima, è quello, Paolo. È quello davvero che serve per non avere bisogno di altro. Per esempio... Negli istituti dove si fanno questi progetti e dove gli insegnanti sono orientati, perché anche gli insegnanti devono fare un lavoro per lavorare su questi progetti, sono orientati a lavorare maggiormente sull'autostima e non solo sul profitto e quindi incentivare questi ragazzi e non demolirli. Si possono demolire anche solo con uno sguardo, non è mica necessario dargli tre. È vero, o con una battuta, o con una... Stranamente... Nelle zone di Bergamo dove gli istituti lavorano su questi progetti ci sono meno ragazzi che utilizzano sostanze. E poi la scuola ha un ruolo fondamentale nella relazione con i giovani, che forma davvero, oltre alla famiglia, la scuola. Adesso poi che la famiglia c'è sempre di meno, la scuola ha una responsabilità, la scuola secondo è la me, TV. Rispetto anche. No, okay. Però la scuola, rispetto alla formazione dei giovani, credo che... È vero, concordo. Paolo, abbiamo fatto l'angolo serio, questo quando ci vuole. Ci vuole, sì, assolutamente. Su questo, fra l'altro questa focalizzazione che è stata fatta sull'autostima, sul motivare i ragazzi, perché poi bisogna anche motivarli rispetto ad alcune cose, noi quello che cerchiamo di fare durante la settimana, li correggiamo tanto, perché spesso si dice, sai, bisogna dirgli che sono bravi, ma non è questa che crea l'autostima. Secondo quello che noi cerchiamo di fare, noi correggiamo tanto, infatti io sono riconosciuto come un po' cattivo, speriamo di riuscire a farlo con la dolcezza giusta che permette alle persone poi di riconoscere cosa c'è oltre. Quindi non significa dire va tutto bene, siete bravi comunque, ma lavorare sull'autostima, esatto, lavorare. Non lo dico perché spesso con i genitori poi ci confrontiamo un po' su questo tema qua, per cui ci sono anche molti genitori che
guai a toccare il figlio, è il più bravo di tutti, va sempre bene, e questo a volte è proprio controproducente, quindi apprezzo proprio la focalizzazione, che è tutt'altra cosa, solo che spesso poi incontrando i genitori ogni tanto ci si confronta su questi termini e non è detto che il linguaggio sia proprio così condiviso, quindi rischiamo di dire appunto di parlare dello stesso utilizzare lo stesso termine ma poi avere con esperienze completamente diverse. E poi siccome la fragilità è soprattutto sul ruolo genitoriale, perché è così. Infatti per quello che il filmato non è tanto per i ragazzi che comunque sono più avanti di noi su queste cose, ma sono per i genitori. Siccome loro diventeranno genitori, saranno genitori migliori. Grazie mille perché avete avuto fiducia in noi, questa è una cosa che apprezziamo, avete scelto noi per diffondere un messaggio che è un messaggio di valore, e perciò la ringraziamo due volte, e anche perché si è prestata un po' questa poltrona, che sembra la poltrona dell'imputato. Tutto bene, però poteva andare peggio. Sì, sì, crea dipendenza questa poltrona? Non credo. No. La lascia volentieri. No. Grazie mille allora, Amara, sia la PS di Bergamo. Grazie mille.